Folli, buongiorno. Allora, scusatemi con questi capelli ormai che in realtà li dovrei lavare, però tralasciate questa mia veste un po' così. E niente, al massimo dopo mi faccio una doccia un attimo. Niente, io sto leggermente meglio anche se ieri ho avuto l'ennesimo episodio di problemi di stomaco, cioè più che stomaco di intestino, ieri sera. Vabbè, niente, oggi è lunedì 12, inizia un altro vlogmas, un altro weekly vlogmas, scusatemi se sono struccatissima, madonna mia. Comunque oggi avrei dovuto fare determinate cose che ho deciso di non fare perché fa troppo freddo. Volevo andare fuori a finire i regali di Natale, ma non, cioè, no, non mi sembra molto il caso oggi. Al massimo andiamo dopo, adesso vedo un attimo, nel senso che magari vado dopo prima di andare a fare una visita, perché ho la visita io, Senologica e le cole mammelle. E quindi già che devo andare in centro, non lo so, quasi quasi mi faccio un giretto, però un po' più tardi, perché cioè, stamattina a parte non ce la facevo. Domani invece lavoro, la mattina solo, e niente. Quindi questa è la settimana dell'intervento, quindi siamo un po' tutti. E cosa dirvi? Nulla, in realtà volevo mettermi a montare un pochettino di video adesso, sistemare due cose e basta. Io non posso neanche mangiare i cioccolatini, che pizza, però lo voglio aprire con voi. Eccolo qua. Allora, questo è l'11 di ieri, di domenica. Lo do a mia mamma. 11 è questo. Poi, oggi che è il 12, apriamo anche il 12. Oggi non ho neanche aperto l'altra casa mia. Vabbè, fa niente. Oh, questo. Chissà se li posso mangiare, ma non penso proprio. Vabbè. Prima io andavo sempre dentro, facevo passare i lavori. Ciulli, guardate, è arrivata la palla che ho ordinato come regalo di Natale per i miei. Ah, con tutte queste luci non si vede la foto proprio benissimo, però No, guardate che sono carina. luci, sì. Poi Queste luci. questa qui invece l'aveva regalata Marco ai miei l'anno scorso, e la mia io non mi ricordo dove sta, qua. Cioè, non la mia, quella che ho regalato io ai miei. Fanciulli, buongiorno. Allora, io sono andata a lavoro stamattina, scusatemi, ma tra l'altro stamattina ho fatto pure tardi perché mia mamma non è che stia proprio benissimo, cioè c'è sta tossina ogni tanto, ma secondo me è il freddo. Quindi stamattina le ho fatto un tampone, era negativa, è andata comunque dal medico di base, si è fatta auscultare. Tutto a posto, e anche perché sapete che questa settimana qui, venerdì, lei c'è l'intervento, quindi eravamo un attimo un po' così. E mi ha chiamato l'ospedale, ho segnato un po' di cose, quindi insomma ci siamo. E niente, io stamattina ho lavorato, però ho lavorato in farmacia, ho fatto un po' di tamponi e devo dire che cioè, era da un bel po' di tempo che non lavoravo in farmacia perché ho stoppato per novembre, perché a novembre avevo dato praticamente quasi full disponibilità per i giorni che lavoravo solo da una parte. E devo dire che cioè, i positivi ci sono ancora, no, vi giuro, cioè io ero allibita, cioè non ci credevo. Comunque mi sono igienizzato 850.000 volte le mani, pulito tutto quando me ne sono andata, cioè io nel senso mi sono igienizzata da qualunque, anche quando sono arrivata qua a casa e niente, insomma, quindi questo è quanto. Nulla, abbiamo mangiato e adesso mia mamma lo so che fa freddo e tutto quanto, però giustamente dice, ma io dopo l'intervento non potrò più fare i miei giri, eccetera, e penso che voglia andare a fare insomma due giri per i negozi e tutto, e quindi oggi, cioè tra poco praticamente, sta finendo il suo telefilm, andiamo a vedere, cioè andiamo in un centro commerciale, così almeno siamo tranquille dentro, senza la calca anche della gente in giro, caldo, freddo per i negozi, perché comunque stai dentro. E andiamo appunto, insomma, un attimino per negozi. Poi la riaccompagno a casa, io poi torno a casa, quindi mi porto già tutte le mie varie robe. E basta, insomma. Comunque, stamattina mi sono fatto un trucco molto easy, devo dire, e ho fatto nulla di che. Però ho comunque messo un minimo di mascara, perché non so come mai, forse le ho fatte male l'ultima volta le laminazioni, dovrei rifarle. Però mi piace, nel senso, di solito sono un po' più brava a farle, boh, l'ho fatto un po' così alla cavolo, vabbè. Comunque, legati i capelli, stanotte avevo messo questi dopo averli lavati, in realtà sono mossi, solo che li ho legati un attimo perché mi davano un po' fastidio.
Sono già un po' scesi, ma perché sono io che li ho pettinati, ma in realtà stamattina talmente erano ricci che mi arrivavano tipo così. E niente, insomma, quindi questo è quanto. Qua l'ideale, dopo lo prendo il bigodino perché io ce l'ho qua a Milano, così almeno domani, cioè stanotte me lo piazzo qua, o domani mattina appena mi sveglio, quel bigodino così. Tanto il tampone domani mia mamma ce l'ha alle 11. Oggi non mi ricordo se ve l'ho detto, ma è martedì 13. Niente, insomma, quindi questo è quanto. Adesso volevo rifare un attimo il letto che è ancora qua a casa, non l'ho rifatto, e sistemare appunto la mia valigia, le mie cose, perché stasera poi comunque torno su a casa. Allora, a livello di stomaco sto decisamente meglio, sto continuando a prendere un integratore per aiuta che mi aiuti, insomma, a scaricarmi. Però nonostante tutto, cioè mi sembra che la mia flora, no, la mia flora, che il mio intestino si stia riassestando, insomma, autonomamente, ecco, senza particolari problemi. E ultimamente, vi giuro, cioè talmente ho mangiato in brodo negli ultimi giorni, negli ultimi 5 giorni, no, 6 giorni, sono 6 giorni che mangio in brodo, cioè che mangio robe brodose, che mangio zuppe, robe brodose, no, zuppe no, no, sì, in realtà anche sì, però robe brodose. Vi giuro che stamattina mi sono pesata, dimagrita, infatti secondo me ha furia di mangiarmi sta roba. Poi non sto veramente pasticciando, cioè sotto questo punto di vista solo stamattina ho preso il latte per andare a lavoro e non ho neanche preso il caffè, ho preso il ginseng e basta, quindi insomma meglio, perché comunque il caffè, no, forse l'ho preso dopo, però perché ho fatto il latte di soia, sì, no, forse l'ho preso, no, 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 ho preso il ginseng, ho detto una cavolata, ho preso il ginseng. Vabbè, comunque, fanzulle, quindi adesso sistemo queste due cose e vado un attimino, che non so mia mamma onestamente che cosa debba cercare. Però beh, io ne approfitto che mi faccio anche un giretto, anche perché sto cercando dei maglioni che abbiano il collo alto così, perché io ne ho, madonna, c'è un moscerino, ne ho solamente due, ho questo qua e ce l'ho nero. E il problema è che ultimamente questi maglioni col collo così mi piacciono tantissimo perché mi coprono proprio bene. Stamattina, infatti, a lavoro, nonostante ho tutto, ho tenuto il pile e la sciarpa fino qua perché faceva un freddo boia dove stavo, vi giuro. Cioè, anche perché poi apri e chiudi la porta 850.000 volte e quindi niente, così almeno ho detto sto coperta, così almeno non sono tranquilla, mi sono vestita a strati e... Ah, e poi vi volevo... Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere ieri nel video, aspettate un attimo. Vedere che mi sono presa questo leggings sotto che è felpato, si vede? Eccolo qua, si vede. E sopra ci ho messo, vabbè, questo leggings che in realtà anche questo è abbastanza autunnale, ma non me l'ero totalmente scordato, infatti, cioè, penso che me lo terrò su, oggi dico. Però questo leggings felpato sotto è fenomenale, vi giuro. Cioè, tiene un caldo, stringe il giusto, non mi dà fa per niente fastidio. E arriva, è super vita alta, tipo fino qua. E vabbè, lascio stare adesso la mia pancetta, che ho mangiato la pastina. Ma comunque, cioè, vi giuro, tiene tantissimo caldo. E contate che stamattina sono andata in scooter, quindi andando in scooter... Oppure, come si dice? Cioè, oppure anche preso freddo, però devo dire che mi ha tenuto proprio caldo. La combo di questi leggings pelosi dentro e gli Ugg, top, top. Poi, ultima cosa che vi volevo dire è che praticamente i miei... cioè, mia madre mi ha chiesto: ma che cosa vuoi per Natale? Vuoi che ti faccio la busta? E all'inizio ho detto: sì, fammi la busta, fammi la busta. Alla fine della fiera mi è venuta l'illuminazione stamattina riprendendo lo scooter dopo una vita che non lo prendevo. E ho chiesto le manopole, i copri manopole, penso si chiami così, boh, non lo so. Le copri manopole, i copri manopole, vabbè, insomma, quei cosi, quei guantoni giganti che servono per coprire le manopole dello scooter della Tucano. Quindi niente. Domani arriva pure il mio regalo di Natale da parte dei miei, che appunto così almeno infilo le mani direttamente, non ho freddo, cioè mi tengo sotto i miei guanti, però comunque sia c'ho questo coso che mi copre, no? La coperta ce l'ho, non è della Tucano, però si lega addosso a me, ma comunque mi ha sempre tenuto caldissimo e non ho particolari problemi, perché in realtà c'era pure la combo anche con la coperta della Tucano attaccata proprio allo scooter, però non lo so, cioè nel senso è che ce l'ho già, capito? Quindi non avevo voglia. Invece con questa qui, top, perfetta.
Poi dove la metti? No, quindi non hai idea, non hai fatto ordine, amore, qua. Hai fatto spazio per... Scusate, pensavamo di esserci fottuti la cena. Ecco qua, un esemplare di Marco Bruno. Mi fa un unboxing. Il suo regalo di Natale da parte della Gapa. Giusto? Sì. Da-da. La Madonna. Che bello. Bene, amore, bellissimo. Amo. Dove vuoi mettere? No, tieni, teniamola la scatola. Infatti, sì. Allora, ci abbiamo pasticcini ricoperti di cioccolato. Questi, mi sa. Sì. Poi abbiamo pasta trafilata al bronzo. Poi abbiamo i cantucci e i fichi. Che mangerai tu. Una bella bottiglia di millesimato, tre marie, un sugo, mi sa, no, un cos'è? Sugo, questo cioccolato al caffè e questo è buono. Caffè anche, Hai capito, Angelica? Grazie, capo. Bello, mi piace, grande. Fanciulli, buon dì. Allora, oggi è mercoledì 14, mia mamma ha appena fatto il... cioè, ha fatto da poco il tampone in farmacia... in farmacia, buonanotte! In ospedale per il ricovero e niente, poi abbiamo fatto un attimo la spesa e... cioè, praticamente, non so chi... Mamma, l'hai preso te o l'ha preso papi? Ah, mio papà ha preso nei negozi asiatici, che se siete di Milano sapete benissimo che esistono i negozi asiatici, ha preso questo riso... per farlo al vapore, il riso asiatico, con questo odore, cioè odore, è un profumo buonissimo, vi giuro, buonissimo. Riso jasmine profumato. E alla fine della fiera, cioè a livello di prezzi siamo più o meno lì, perché comunque sono prodotti importati, però ovviamente rispetto magari al paese d'origine costano ovviamente di più. Però cos'è che hai detto, mamma? 10 kg? No, 5 kg? 10? 5 e 10 euro. 5 kg 10 euro. Vabbè, comunque non è malaccio. Praticamente questa confezione è 2 euro, giusto? Sì. Ma vi giuro che è buonissimo. Anzi, adesso vi leggo anche qua che cosa dice. Indicato per insalate di riso, contorni e antipasti, piatti della cucina orientale. Ottimo per la preparazione del riso pilaf. Boh. Sì. Vabbè, sì, paese d'origine è Cambogia, però è veramente buono, cioè è molto simile a quello che si fa in Asia, cioè nelle Filippine da noi, anche perché da noi, cioè prima o poi quando poi ci ritornerò vi farò vedere, quando andate a comprare il riso, a parte che vendono proprio, cioè, i sacconi giganti, tipo da 10, 20, 30 kg, e poi, cioè, puoi scegliere, o puoi fare un mix, vero mamma, si può fare anche il mix, se vuoi, e ci sono vari profumi, diciamo, ma questo è veramente, cioè, questo è proprio buono, l'abbiamo fatto al rice cooker. Allora, buongiorno, guardate che carino questo cappellino, dopo vi dico dove l'ho preso. Comunque oggi è giovedì 15 e niente, in realtà stamattina, aspetta un attimo fanciulli, vi stavo dicendo che stamattina, vabbè, a parte che ho fatto colazione e poi sono andata a Milano, siamo state tutto il giorno fondamentalmente all'ospedale, in un altro ospedale non dove opereranno mia mamma, perché mia mamma ha fatto la linfocintigrafia e niente, quindi ciao ma. Che stai facendo? Stai parlando? Sì, fa niente, ma fai le tue cose se non ti si vede. E nulla, quindi poi ci siamo fermati un attimino a mangiare nel primo centro commerciale più vicino e alla fine praticamente hanno aperto questo negozio dove... Mamma, fammi vedere, posso far vedere il tuo cappello? Allora, dove... Aspetta, come, prendi il sacchetto così si... per piacere. Oddio. Oddio.
Vendo, scusatemi, praticamente io non so come si pronunci questo negozio, ok? Per chi abita più o meno in zona Sesto, cioè Sesto barra ancora Milano, però più vicino a Sesto, hanno aperto appunto dentro il centro commerciale del centro Sarca questo negozio e fino a questa domenica, che sarà il 18, c'è il 3x2, ma io in realtà non avevo capito che c'era questa cosa qua. Nel senso che è principalmente un negozio di scarpe, però in realtà vendono accessori come borse, guanti, calze, zaini, cose del genere. E niente, quindi io ho visto questo cappellino qui, che quest'anno tra l'altro va un sacco, mi piaceva sia il colore perché è dentro la mia palette, non è bianco bianco, ma è color panna, e quindi ho preso questo cappello che alla fine della fiera non ho neanche pagato, perché questo cappello costava 9,99, fondamentalmente era un 3x2, quindi prendi 3 ma paghi 2 e il terzo articolo meno caro praticamente non lo paghi. Una figata, insomma. Poi vabbè, ho preso un regalino per un mio cugino, insomma, e poi mia mamma si è presa questo berretto della Nike, che tra l'altro le sta pure bene perché è molto simile al mio di Levi's. Preso semplicissimo, se non mi sbaglio questo costava sui 15 euro, una roba del genere. Sì, sui 15. E invece questo qua appunto io non l'ho pagato, infatti adesso stacco anche l'etichetta, così almeno me lo metto decentemente. Ma è troppo carino, vi giuro, cioè è troppo bellino, mi piace tantissimo. Ho fatto un buon acquisto secondo me, cioè. E oltre al fatto che penso che mi stia bene, quindi... Allora, buongiorno, eccomi qua, io sono qua un attimino dai miei, momentaneamente sto aspettando mio papà che così mangiamo, devo ancora decidere che cosa fare per pranzo, è quasi mezzogiorno, stamattina appunto mia mamma è stata ricoverata e niente, insomma stamattina siamo entrate, insomma siamo arrivati lì alle 7 perché aveva il ricovero alle 7, tra parentesi ho avuto pure un problema burocratico amministrativo perché praticamente la cartella sua clinica non era stata chiusa in oncologia, cioè in day hospital oncologico, e quindi abbiamo dovuto aspettare fino alle 8 che chiudessero sta benedetta cartella per poter aprire un altro ricovero in senologia. Cioè, non vi dico il disagio, perché ovviamente noi ci eravamo presentati giuste, ma ovviamente poi siamo arrivati dopo, però vabbè, poi il reparto lo sapeva, insomma, cazzi e mazzi. E niente, lei più o meno è entrata verso le 9:30, prima delle 9, forse erano le 9 proprio, e niente, adesso è dentro, contando che la sua compagna di stanza, che era la prima a essere operata, è già su. Ho, diciamo, gli spoiler perché ci sono alcune compagne di chemio di mia mamma, e che infatti c'è, cioè, questa signora che vi giuro è troppo dolce, troppo carina, mi ha detto che comunque poi mi avrebbe mandato un messaggino perché stava lì in agguato alla porta, tanto lei oggi la dimettevano, stava comunque abbastanza bene. E fa, sto qua in agguato alla porta, così almeno se la vedo passare ti mando il messaggino subito. E niente, insomma, quindi parte stamattina che appunto, cioè, sono proprio sclerata, proprio sapete quando vi parte l'embolo che dite porca miseria, ma perché a noi, cioè, con tutte le persone che ci sono, sempre noi la sfiga di, cioè, vabbè. Però è andata così, ecco. E niente, quindi io adesso sono qua, sono in attesa. Devo capire che cosa mangiare, che in realtà non ho neanche tanta fame. Però appunto oggi pomeriggio poi posso andarla a trovare e quindi la vado a visitare alle 17:30, perché anche lì gli orari delle visite variano in base al numero del letto, se è il numero pari o dispari, e quindi vabbè, insomma, quindi oggi ci vado io, domani ci va mio papà, viene lo stesso mio papà però a vedere più che altro dove si deve poi muovere per domani. Però per il resto, insomma, tutto, insomma, speriamo che vada tutto bene, dovrebbe essere un intervento abbastanza rapido, diciamo così, perché comunque lei farà il quadrante, anche se comunque le fanno l'anestesia totale, e farà il quadrante con il linfonodo sentinella, ovviamente, e niente, quindi, insomma, questo è quanto, però, insomma... Dopo 7 mesi è arrivata anche questa cosa dell'intervento, meno male, va. Cioè, sono contenta perché comunque si inizia a vedere un po' la fine di tutto un percorso, no?
anche se l'agitazione tanta che è sempre comunque un'operazione, ecco. Però mia mamma sembrava abbastanza tranquilla, forse si sarà agitata per andando, scendendo in sala operatoria, però vabbè, comunque conosciamo tutti i medici, conosciamo, cioè lei sa anche chi la opererà, quindi è proprio, quindi spero ovviamente che l'abbiano messa a suo agio, ecco. Anche perché è vero che fa un quadrante, non ha una mastectomia totale, però comunque è sempre comunque un intervento, è sempre comunque anestesia generale, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, vabbè, vi aggiornerò dopo. Fanciulli, buonasera. Allora, niente, oggi è sempre venerdì 16, è sera, e io domani lavoro. In realtà siamo tornati, siamo andati a trovare mia mamma. E io sono entrata, poi vabbè, le infermiere lì hanno chiuso un occhio, sono entrata, sono rimasta forse circa fate 40 minuti e poi ho lasciato spazio a mio papà, che ho fatto andare lui, dato che domani mia mamma viene dimessa, mia mamma sta bene. C'è stata solo una piccola cosa, nel senso che subito dopo nel post-operatorio ho avuto un broncospasmo, non riusciva poi a svegliarsi cioè immediatamente, nel senso che ha avuto un risveglio molto lento e quindi l'hanno tenuta in osservazione. Però appunto alle 5 e mezza poi siamo andate a trovarla, era tranquilla, era lì che parlava con la sua compagna di stanza, se la rasciallavano, ce la raccontavano e entrambe avevano fatto appunto il quadrante. Più la ricerca appunto dell'impronodo sentinella e niente, insomma, quindi l'esito dell'istologico, non so, tecnicamente va detto tipo 10 giorni, una roba del genere, quindi diciamo che insomma bisogna vedere, ecco, da qua in poi penso che partirà anche con la radioterapia preventiva. Cioè, in realtà ce l'avevano già anticipato che mia mamma comunque farà la radio e niente, però insomma l'intervento è andato, è una giornata abbastanza lunga, io ne ho approfittato che oggi a pranzo, dopo pranzo in realtà, mi sono presa un caffè con una mia amica che noi ci siamo scambiate gli auguri di Natale e niente, mamma mia, no, c'è troppo riflesso con questi occhiali, scusatemi, ah, sono fastidiosissimi. E nulla, quindi a parte questo io adesso vado a dormire, cioè in realtà volevo prima finire di montarvi il video che deve uscire domani, che è il weekly vlog di settimana scorsa, e ve lo carico domani, e però volevo finire di montarlo, insomma, devo definire proprio delle piccole cose. Madonna mia, ragazzi, c'ho una faccia assurda, però queste tendine sono sempre perfette, io continuo a toccarmi queste cavolo di tendine. Cioè, già domani so che scenderanno, mi piaceranno, allora io le dovrò rifornare. Vabbè. E niente, sì, c'ho sul bite, per quello che sembra che parlo strano, però è il mio bite che mi metto sempre la sera, da quando ho praticamente 18 anni, ne ho 30. E niente, insomma, quindi questo è quanto. Quindi è andato tutto bene, mia mamma sta bene, siamo veramente tutti molto più sereni. Volevo anche ringraziarvi tantissimo perché in realtà adesso su Instagram sono totalmente sparita e, però volevo, cioè, ci tenevo veramente tantissimo a ringraziarvi perché oggi ho ricevuto una miriade di messaggi e niente, insomma, sono veramente, io lo dico sempre, ma sembrerò ripetitiva, scontata, ma per me questa, insomma, questa pagina online che mi sono creata su YouTube è per me famiglia. E YouTube è sempre stata la mia, una, come si dice, uno spazio dove sfogare tutto in generale, mostrare la mia creatività, mostrare, spero, anche la mia sincerità, la quotidianità, partendo anche dalle cavolate, dagli spizzi, video haul, eccetera, eccetera, eccetera. Però è sempre stata una mia sorta di valvola di sfogo, no? E veramente, cioè, ci tengo tantissimo a ringraziarvi per tutto l'affetto che ho ricevuto comunque in questi mesi e soprattutto, cioè, anche proprio nei confronti di mia mamma, che ogni tanto è quella che appare o non appare nei video, cioè già da prima del tumore ogni tanto appariva. E niente, insomma, devo dire che veramente, cioè, siete stati preziosi e scusatemi se sentite dei rumori strani nel mio stomaco e non lo do assolutamente per scontato.
E quindi ci tengo tantissimo a ringraziarvi, insomma. Basta. Che io veramente, guardate che belle occhiate c'ho, mamma mia. Comunque, me ne vado a dormire e noi ci sentiamo domani mattina. Sperando di avere ancora i capelli decenti. Ah, questa tendina qua a sinistra mi è scesa, invece questa qui, niente. Oggi ho fatto tutte le videochiamate toccandomi continuamente, perennemente i capelli, cioè una cosa assurda. Buongiorno, allora stamattina sono le 8:54 come potete vedere e niente, ho strapazzato, pane avanzato ieri e mi sono fatta il caffè latte. Sì, che non è neanche mischiato bene con il latte di soia ovviamente perché sennò viene lo squacquarouse. Niente, dopo mi prendo un po' di acquetta e buongiorno. Che abbiamo fatto bene. No, del breaking. Ce l'abbiamo fatta. Giulia, allora è non è venerdì, scusatemi, è domenica. Niente, io sono a casa, mi sono lavata i capelli, ho usato il Dyson, però mi sono messa lo stesso questa perché così mi dura un po' di più la piega. E niente. Noi abbiamo fatto 250.000 giri, siamo tornati a casa tardissimo, siamo passati al gigante, siamo tornati, cioè, mamma mia, sono veramente esaurita. Comunque sì, mia mamma sta bene, quindi la settimana infernale dell'intervento si è conclusa e niente, insomma noi ci vediamo la settimana prossima, che è la settimana prima di Natale, sperando insomma di dargli altre buone notizie. E niente.